Cosa combini? Allora, questa sera Massimo ha preparato questa pasta fredda con la pasta ai piselli di Aldi. Sì, fusilli di piselli. Ok. Due etti di pomodorini. Sì. Due etti di tofu alle olive. Di Aldi sempre, no? Sì, sì. Quello di Aldi alle olive, sì. 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 E poi un condì riso della Sacla. Ah, non hai usato quello light del... No, quello light dell'Ins? Dell'Ins, del Carrefour. E dell'Ins? Ah, sì, ho usato uno di questi. Sì, è dell'Ins quello. Uno di questi. Mamma mia, la pasta anche ancora non condita, prima ne ho assaggiata una. Ho assaggiato uno di... come si chiama? Un fusillo. Un fusillo erano... Il sapore mi sembra buonissimo. Va bene, Nyanganam, ciao ciao. Voi non sapete cosa vuol dire Nyanganam. Un giorno ve lo spieghiamo. Buono. Allora, siamo in terrazza, è sera, la nostra magica terrazza, infatti guardate, c'è il flash, guardate gli occhi di Kitty. E niente, allora stasera assaggiamo una cosa incredibile. E la scatola l'hai buttata via? No. Ah, adesso, allora, per fortuna c'è ancora. Poi tanto comunque ne parlerò anche nel prodotti finiti, nel video dei prodotti finiti. Guardate cosa abbiamo trovato al Cadoro. Ecco qua. I bastoncini di pesce, senza pesce, della Green Cuisine Findus. Sono vegani, tra l'altro. E quindi adesso li assaggiamo. Vediamo come sono. Ne assaggio uno in attesa di Massimo. Mamma mia, ma sembrano veramente quelli di Velluzzo Findus
Quelli di pesce vero. Oddio. Mamma mia, come sono buoni. Adesso sentiamo cosa ne pensa Massimo. Sono buonissimi. Mamma mia, siediti. Assaggia anche tu. Guardate la panatura croccante, vegani, eh. C'è la curcuma per renderla così gialla. La panatura croccante è merito della friggitrice ad aria. Ah, questo senz'altro, ma comunque è una bella panatura, quindi è bella proprio la ricetta. Uh-huh. Assaggia. Buonissimi. Vero, sono buoni. Uh-huh. Mm. Poi così con l'insalata sono fantastici. Cioè, è un'insalata mista con carote, mais, pomodorini, valeriana. Una gran bontà. Assolutamente promossi, speriamo di trovarli, perché per ora è una limited edition. Mm. Ovviamente per vedere come reagisce la gente, vogliono vedere se piacciono. Quindi speriamo che li comprino in tanti, così cominceranno a farli regolarmente. Buoni, buoni, buoni. Patatine fritte per due, plant based fritte per due e quattro plant based Whopper. Okay. Due per me. Questo è il nostro pranzo. E due per me. Pranzo. E tu non sei mangiato, non ti sei ordinato niente. Che tu non hai ordinato niente, come mai? Sei a dieta. Certo. Mangio due patatine fritte, io mangio quattro burro. Lo vedrete un po' più avanti, credici. Anzi, uno di quei quattro è per te, gli altri per me. Dai, vabbè, ma non c'è una cosa del genere. Mangiamo in terrazza? Ma... c'è vento. Vai a sentire come si sta, ecco, Kitty, figuriamoci. No, c'è troppo vento. Troppo vento, va bene, mi peccato. Mi dietro il collo. C'è un'atmosfera così bella stasera in Via Indipendenza che ho deciso di fare un video, perché c'è questa ariettina, non so, oggi è stato anche freschino in realtà in alcuni momenti della giornata, in questo momento c'è questa ariettina estiva, no? Da passeggiata serale dove comunque non puoi svestirti come all'ora di pranzo, perché c'è quell'ariettina che la sera magari il cardigan, no? E il pantaloncino lungo, invece all'ora di pranzo avevi quello corto ed eri seduto sul lungomare a prendere un aperitivo. A quest'ora invece ci vuole. Adesso ci mettiamo su questo lato, così vi faccio vedere anche, vabbè, a parte abbiamo già visto più volte la statua del Garibaldi e poi l'Arena del Sole, magnifica tutto il suo splendore da quando l'hanno ristrutturata, mamma mia, ancora più bella, ed è una meraviglia, insomma, Via Indipendenza. Là c'è il parco della Montagnola, laggiù c'è la piazza 8 agosto, il parco della Montagnola dove ho fatto più volte dei video, anche walking tante volte,
No, ma tante volte no, si spera, perché sennò vorrebbero dire che sono tutti uguali i video walking. Però più di una volta i miei video walking sono partiti da lì. E lassù c'è un, in fondo alla strada vedo un cielo con delle striature rossicce, stupendo. C'è tanta gente in giro, c'è odore di McDonald's nell'aria. E poi qui c'è la nuova centrale gastronomica, so, facci vedere. Con la loro bella veranda estiva. Una veranda estiva enorme che poi la usano anche d'inverno, riscaldata. Cocktail bar, rosticceria, rosteria, pizzeria, di tutto e di più. È grandissimo, da qui state vedendo solo. Qui è pieno di localini dove si mangia all'aperto, pieno su tutti i due lati della strada. Questa è via, non me lo ricordo più, andiamo a vederlo insieme prima di addentrarci qui sotto l'arco di via Malcontenti. Via c'è ancora scritto via Indipendenza, vabbè, ah eccolo lì, ce l'avevamo alle spalle, via Augusto Righi è scritto laggiù. E vabbè, adesso passiamo attraverso l'arco di via Malcontenti. Vabbè, questo ve l'ho fatto vedere tante volte, però visto che ormai oggi il video è partito in un certo modo, ha preso questa piega, siamo arrivati qui, concludiamo. Forse non si è capito che mi piace tanto. Ah, in secca. Hanno tolto l'acqua. Evidentemente devono fare qualcosa. Mi sembra di aver letto un comunicato del comune l'altro giorno che toglievano l'acqua dal al, se non mi ricordo. Comunque in tutti i lucchetti. Ah, ma io ho la telecamera, ho il flash attivato, non so perché. Infatti vedete la mia mano, vabbè, pazienza. Ciao ciao. Volevo visitare questo acquolina. E se mi ricordo, mentre sto montando il video, vi metto anche due foto che ho scattato di nascosta. Vabbè, di nascosta. Visto che oggi sono qua in zona e praticamente ce l'abbiamo nella nostra lista di cose vegetariane, vegane, questa lista Bologna Veggie, adesso non mi ricordo il nome esatto. Se volete il link preciso, chiedetelo, ve lo metto nei commenti su Google Maps. E niente, volevo provare, ho fatto un corso qui nei dintorni a vedere che cosa avevano di buono, purtroppo è chiuso. Tra l'altro da soli 20 minuti, riapre alle ore 16, ma sinceramente aspettare fino alle ore 16 anche no, vedo l'ora di tornarmene a casa e pazienza, sarà per un'altra volta, almeno sono riuscito a farvi vedere l'esterno. E poi ci torneremo magari io e Massimo insieme in un'altra occasione. Doveva venire Massimo a prendermi oggi all'uscita da questo corso, ma è finito troppo presto, gli ho detto stai a casa visto che oggi non lavora, goditi la casa, sono le bimbe sopra di lui spaparanzate, goditi la casa, goditi le bimbe. E qui c'è un posto bellissimo, c'è un monumento in memoria dei soldati, dei partigiani, dei civili che caddero nella guerra 1940-1945, il popolo di Corticella, siamo nel quartiere Corticella di Bologna, li vuole qui ricordare a simbolo di libertà e di pace, a monito solenne. C'è un sole coperto dalle nuvole oggi. E niente.